non è altro che un abbinamento di prodotti tipici della pasticceria con abbinamento di materie salate, quali insomma salumi, formaggi, pesci, carni territoriali e non, abbinati con i nostri croissant, con le nostre brioche, con le nostre frolle, con il macaron. E insomma abbiamo cercato di mettere assieme quelli che sono i prodotti di pasticceria abbinati con prodotti della gastronomia per realizzare insomma quello che io chiamo il futuro, che è la pasticceria salata. Una di quelle cose che purtroppo da noi non è stata mai insomma valorizzata col tempo, perché si è dato sempre importanza al classico insomma intramontabile, ma poi si è scoperto che, partendo anche dal grande lievitato quale il panettone, che oggi insomma c'è l'espoir del panettone salato, si è scoperto che l'abbinamento tra il dolce e il salato, se equilibrato giusto, non è, insomma, è un grande prodotto, diciamo così. Siamo in un territorio ricco di prodotti di eccellenza. Quali sono le proposte legate a questo territorio, al territorio di Aversa? Beh, diciamo che noi per quanto riguarda la pasticceria varia non abbiamo poi insomma legato tutti i prodotti territoriali. Noi uno dei prodotti principi che abbiamo cercato di connubiare del territorio è stata la polacca rustica, uno dei prodotti che abbiamo sponsorizzato già da tempo ed ha avuto un ottimo risultato. Il provolone del Monaco con il salame di suino nero e con la polacca, che è un prodotto tipico aversano, e abbiamo realizzato questo dolce salato. Adesso abbiamo una proposta di croissant salati, ma che sono fatti con vari ingredienti che non sono soltanto nostri territoriali, perché troveremo dei croissant con il salmone, come troveremo con dei croissant con delle verdure, con del prosciutto crudo, con altri prodotti vari, ma che non sono territoriali, ma che sono abbinamenti di dolce e salato insieme.